Una corsia di gente, sono tutti matti. Sono matti. È una corsia di gente matti. Sì, Monte Carlo Milano, 300 chilometri, tutta una corsia. Ci sono i lavori. Ho fatto 26 ore di coda. È una follia. Volessi la barra di follia. L'altro giorno da Dubai, 6.000 chilometri, tutti su una corsia. Sono matti, bla bla bla. Vabbè, ce l'ha col governo. Io come tutti vado. Per via della quarantena. Quarantena. Era due mesi che non prendevo la Bentley. Tanto che ho pure trovato morto il pesce tropicale Dory. Dove? Che stava come ornamento dentro il pomello del cambio. C'ha il pesciolino lì. Invece tre giorni imbottigliato su una corsia. Sopravvissuto mangiando Dory e bevendo l'acqua nel pomello del cambio. Tutto una corsia. Sì, sono bla bla bla. Stai esagerando perché non è possibile. Ma sono matti. Ma questa chi? Gente è matti. Ma questi chi? Del governo a partire dal premio. Un conte premier, ma non sanno come si sta al mondo. Vabbè, lei ma non contesta. Sanno come si sta. Vabbè, ma loro e se stai su una corsia non sai come l'autostrada me la devi organizzare in modo che chi può spendere lo fai andare sulla corsia di emergenza. Ma no, no, e magari con l'abbonamento Platinum c'ha pure la sirena. No, ma non si può. Lo sfigato invece se si fa la coda tanto non c'è un cazzo da fare perché la baracca la mandiamo avanti noi del Bentley immuniti. Sì, ma non so, ma io poi quando sono arrivato a Milano è iniziato il vero incubo. Perché? Cosa una cosa che mi ha fatto accantonare la pelle. Accaponare, cioè, mi si mette davanti una vecchia a due all'ora anziana su una Dacia ibridacione con il bombolone e il GPL. E cosa c'è di male? Che al semaforo sono i lavavetri che ti danno i soldi, quindi dicono cambiala. Ma no, ma non è vero, ma perché? Ma no, ma io dico la gente per strada sono matti. Sono anche la gente per strada. Stanno sono fuori di melogne, sono fuori come un balcone. Occupano la strada con l'aria di averne diritto. Ma tutti come se avessero un 740 sopra i 10 milioni di euro. Ma cosa c'è? Ci sono gente che con una Twingo 4 marce si permettono di sbucarmi davanti da una traversa. Io 4 marce ce l'ho solo per la retro. Ho capito. Ma questo è bullismo. È gente matta. Sì. Questo è il grande inganno della democrazia. Ma no, non dica così. È l'inganno della democrazia di gente bla 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 matti. Va bene, abbiamo capito. Tutti però, si sentono uguali. Ma no, siamo uguali. Non viene premato la meritocrazione. In meritocrazia si dice, ma cosa io dico che l'impiegato con la Twingo, affetto da monoreditismo, il sindaco, me lo deve far muovere sottoterra. Ma no. Un filo sopra al collettore delle acque reflue. Ma perché? Perché se il petroliere Arbo viene qui, vede una Twingo. Va in shock anaprofilattico. Allora, la morte del turismo top in Italia è la Twingo del monoreddito. No, non è vero, non ha senso. Sono discorsi che non hanno senso. Monoreddito, monopatico. Mat, potato, mono, tutto monogamo. Cosa monopatino, monogamo, monogamo. Quando c'è la parola di mezzo mono, subito scatta la tristezza. Ma non è vero. Però i radical chic. I radical chic fanno la città tutte monopattinabili. Ma certo, perché vogliono. Perché tanto loro abitano nel centro. Ma no, è per modo. Non ce ne frega niente di quello che viene da Vigevano. Ma cosa c'è? Che è già sfigato perché abita a Vigevano. Ma non è vero. Magari bellissima. C'è pure un cazzo integrato. Cassi integrato. In più sì. Ci tocca venire col monopattino. Sai cosa succede? Ce lo dico io, ce lo dico io. Cosa succede? Succede il dramma. Che quale? Quello che ci viene la depressione per farla finita si butta sotto la Bentley. Ma no. Mi graffio alla mia Bentley, il paraurti in marmo rosa termoventilato. Ma siamo, no, ma qui siamo veramente col bla 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 matti. Sì. È una pazzia di gente bla. Senta, scusa. No, ma è una. Ma è un, vabbè, ho capito. Tutto una corsia. Cioè, non ci può andare su una corsia. Ma invece si può, se ci sono i lavori. Però posso cambiare discorso? A luglio riapriranno le discoteche, quindi potrà riaprire anche il suo Twiga. Ma no, ma questi sono matti. Ma per cosa? Hanno fatto una discoteca o una corsia. Hanno fatto le linee guida. Ma intanto non puoi entrare se non hai un monopattino. Ma dove sta scritta sta cosa? No. Hanno fatto le linee guida del monopattino. Poi hanno fatto la pista da ballo tutta una corsia. Ma non è vero. Guardi e poi dicono che si deve ballare tutti a due metri di distanza. Sì, il distanziamento. È la pazzia della gente che sono matti. Non condivide queste cose. Allora, linee se io devo mettere 5.000 euro nelle mutandine della stripper che mi esce fuori dalla torta, non lo posso fare. Ma no, vabbè, ma non è un parametro. Quello, anche no? La ballerina che mi fa il numero col pitone sul palo deve star mezz'ora prima a sanificare il palo. Ah, se proprio deve, il mercato dei pitoni e dei pali c'è un crollo del sesto grado della scala Magali. Vabbè, ma sono gente matti. Ma ce ne faremo una ragione. Ma il governo ha pensato solo a dare il reddito di cittadinanza. Ma no, ci do il reddito di cittadinanza. Cittadinanza. Così vai a una corsia, non ti lameriti, non ti lamenti perché c'è il reddito di cittadinanza. Questa corsia si è fissata. Ci dai il reddito di cittadinanza a gente che quando lo prendono non hanno più voglia di lavorare.
raccogliere. Ma non è vero. Perché le fragole sono troppo basse, le mele sono troppo alte. È faticoso raccogliere. Se nessuno raccoglie la frutta, con che cosa la riempio la vasca io per la notte tra le gnocche nella Macedonia? La lotta di gnocche nella Macedonia, ma il fatto è che questi della task force. Non sanno come si fa il lavoro. Lei dice ma che è gente matta che fa bla bla bla, ma non sa come si fa il lavoro. Guardi, ma neanche si ciognano di chiamare gente come me. Ah, perché se la chiamassero lei andrebbe? Ma io in un posto dove ci sono tutti i licenziati, i sapientoni che hanno i libri in casa. Va bene, io una cosa che non sopporto è che i libri si aprono in quel modo. Come sarebbe non c'è neanche il piacere di dare una sciabolata. Io non ci vado. Ma non sono bottiglie non di ci champagne. Vado perché in macchina ci metto 23 dalle 3, 23 alle 30 ore. Addirittura. Perché è tutta una corsia. Questi sono genti, bla bla bla. Che... Ho un filo interdetale in chebra da sogno. Abito in una via con una numerazione da sogno. In garage ho dei tubi per travasare il vino da sogno. Ho un impianto TV HD Blu-ray Surround da sogno. Ma quando mi addormento davanti alla partita, che mi cade il semolino sulla coperta, è un incubo. Parliamo della parità di genere. Cosa pensa Flavio Briatore delle quote rosa in politica? Cosa mi ha detto? No, cosa pensa lei delle quote rosa in politica? Io ho girato il mondo. Sì. Io ho girato il mondo. Sì, sì, è vero. Sono stato ai box. È stato ai box. Formula 1. Formula 1, certo. Io penso che il rispetto per la donna è importante. Sì. Per me nella classifica dei valori è al 19° posto. Solo? E tra la scella depilata e il gasolio dello yacht preso in un porto franco sensibile. Vabbè, ma questo... Anzi, no, scusi. Il gasolio sensibile al secondo posto. Ah, vabbè, è più importante. Per rispettare una donna... Sì. Io credo che come prima cosa deve capire le sue esigenze. Ah, certo, certo. Quando quando tu a una festa fai uscire da una torta di panna una melita Tognolo... Ma perché? Se sai che è vegana. È vegana? Tu da gentiluomo al top, la panna ce la fai di soia. Vabbè, comunque si può anche non far uscire dalla torta. Una cosa che sono sensazioni che tu hai, ecco, quando sei in Kenya sensazione. Immerso nell'idromassaggio con 30 masai che fanno le bollicine soffiando nelle cannucce. Perché lo fate così voi l'idromassaggio? Vabbè. Sì. No. E di sfondo. Sullo sfondo. Sì. C'è la savana con le sue contraddizioni. Ah, che si vede dall'idromassaggio. E te, mentre c'è l'idromassaggio, che vedi i leoni. I leoni. Lei lo sapeva che i leoni. Quando cacciano la gazzella. Sì. E la femmina che caccia. La femmina dei leoni. Sì. La leonaia. No, leonessa. E leonessa, cosa dimostra la natura con questo? Cosa? E la donna che fa la spesa. No. Vabbè. Senta, ma. Come vede l'Italia del 2014, Flavio Briatore? Ma io, come ci ho detto al Financial Team... Time, si dice? L'ho anche scritto su Twitter. Io a Renzi ci dico, ci do 100 giorni per rimettere in circolo il Dream. Il sogno, il Dream. Se non ci riesce, per me è fuori. È fuori. Eh beh, certo, ma... Lo sostenevano anche i discepoli di Aristotele. Sì. Gli Aristogatti. No. Chi ha tempo non aspetti tempura. Vabbè, ma guarda... Perché l'Italia, secondo me, non può stare in Serie B. Deve tornare al top. Certo. Deve tornare in testa come i Pidocchi. Vabbè, anche... Perché l'ultima volta che nel privé del bilionario un italiano ha guidato un trenino era il 2001. Vabbè, ma... Un tredicennio fa. Sì, ma non è un parametro per... Ma possiamo farcela. Io credo che possiamo farcela. Sì. Come diceva John Berushi. Chi? Quando il gioco si fa duro, i duri portano i conti alle Cayman. È a Belushi, non Berushi, ma vabbè. Vuole che ci dia la mia opinione su Renzi? Sì. Ce la dico? Ma certo vuole. Ci dico la mia opinione. Ce la dica. Io credo che Renzi punta sul blowjob art. No. Ma no, i giovani non hanno tempo di aspettare. No, possono ammazzarsi di blowjob art. Devono metterci del loro. Non è. Ci faccio entrare i giovani imprenditori. Sì, se li ha, sì, volentieri. Entrate imprenditori, che bello. Ah. Questi sono gli imprenditori. Certo. Viene avanti Padulo Fernando. Padulo Fernando, eccolo. Imprenditore. Questo è un imprenditore. Qual è il tuo settore di investimento? Pane. Stoppati. Cosa ha detto Di Maio? Perché stoppati? Nel G7 la parola pane non esiste.
Al massimo esiste il sandwich Marton. No, ma no, ma no, il sandwich. Ti do una seconda chance. Sì. Vabbè, ma... Qual è il tuo settore di investimento? Food management. Ah, bene. Bravo. Bene. Con targetizzazione del brand in prodotti farinacei. Ottimo, mi piace, bravo. Bravissimo, bravissimo. Ora ti faccio un piccolo test, sì. Un testicolo. No, per capire se c'hai l'abilità del manager. Entra un emissario degli Emirati Uniti che ti chiede un pranzo veloce. Sì, è difficile. Perché tra mezz'ora ha un videoconferenza con Enrica Buonaccorti. Ma perché dovrebbe avercela con Enrica Buonaccorti? Come ti comporti con la Buonaccorti? Prendo una baguette, la taglio... E qui lo stoppati! Mi parte e non può essere fermato nemmeno dalla safety car. Addirittura. Hai detto un'eresia. Ma perché? Tu devi essere un erotico. Eretico, si dice. Ricordati che un emiro non ha mai fame di cibo. C'ha fame di Glenn. Ah. Come diceva il grande Mahatma Fendi. Gandhi. Non è proprio fame, è più qualcosa di buono. Non voglia. Diceva quello. Mi dispiace, per me sei fuori. Mamma mia. Vabbè, però era bravo. Venga avanti Guglielmina, sì. Lippi, detta sì. Guglielma. Sì, va bene. Guglielma, un nome comune. Eh sì, è vero. E già i tuoi genitori sono poveri. Ma non è detto, non... Cosa c'è? Una cosa, questa è una scienza, cos'è? Bagnoschiuma alla mela cotogna. Ma esiste? No, brava, io lo uso anche io nel mio gatto delle nevi come antigelo. Va bene. Di dove sei? Roma. Roma. Come dicevano i latini, no. Roma Massimo Caputi Mundi. Ma non è Massimo Caputi, è Caputi. Tu sei avvocato? Sei avvocato? È avvocato. Ti chiedo le basi, ti faccio una domanda basica. Dove è scritto la giustizia è uguale per tutti? Beh. Nei tribunali. Oh, stoppati! Ma cosa? Oh, stoppati! Ma cosa fa? Ricordati che lo stoppati... è uguale per tutti. Ma non è sbagliato. È una cosa che io non sopporto. Ma no, ha detto giusto. Tutti sanno che la legge uguale per tutti è scritta sul petto di Walter Nudo tatuato. Ma non credo. Mi hai deluso, ma perché no. Vale la famosa massima di Giulio Cesare Cadeo quando diceva il dado è di cracco. Ma guardi, ma mi non faccia le Guglielma, citazioni. Sei fuori! Poverina, mi spiace. È una cosa che a me dispiace. No, ma... Mi fa vedere questi ragazzi che non hanno capito come funziona. Però io avrei risposto come lei. Essere un gipsy non significa essere senza cuore. Ah, sì. Perché le vie del signorini sono infinite. Signore, se mai... Ma nel business bisogna ricordarsi sempre... Sì. Che il male si combatte solo con il Benetton. Ma no, col bene. Vieni avanti tu, Cosetta Rangoni. Cosetta Rangoni. Ah. Le antenne del sesto senso. Sì. Del top. Sì. Mi dicono che qui c'è la speranza di far diventare l'Italia un number one tra i paesi del punto G8. Sei abbastanza glam con questo look total white. Vabbè, un look total white è un... Si vede. Una domanda facile, ma solo in apparenza. Sì, aiuto. Come diceva lo scrittore... allenatore Luigi Prandello. No. Così è se vi parking. Così è se vi pare. Vabbè. Dimmi una cosa. Se ti si ammala un monoreddito. È un mono. Uno che con lo stipendio di un mese nel mio resort, se è bassa stagione, può al massimo stare 10 minuti nella porta girevole. Vabbè, ma poverino. È così caro. Attenta che in ballo c'è la ripresa dell'Italia. Se nel mio studio viene un paziente, per prima cosa gli guardo nell'occhio. Per vedere il riflesso dello sguardo di Gabriel Garco che sta in sala d'aspetto. Poi gli faccio le analisi per vedere se nel sangue c'è il glam. Stoppati! Ma invece... Stoppati ma vai avanti. Ah, ecco. Era uno stoppati di emozioni. Infatti, perché? Se ha il glam, allora è ok. Se non ce l'ha... Se non ce l'ha, attenta al trabocchino. Se non ha il glam, gli dico stoppati. Mi dispiace. Addirittura. Ma la salute è come il business. Ci vuole una selezione dei malati, sì. Non tutti possono andare avanti. Per me, dalle possibilità di guarigione, tu sei fuori. Beh, guardi, io poche volte ho provato le mozioni. Ma lo immaginavo. Io penso che questa ragazza si merita una standing ovation. Ovation. Perché allora... lei è decisa, intraprendente, sì, è una che non aspetta i tempi della burocrazia italiana. Quello la sicuro. Burocrazia in Italia è come le piattole. Non te le togli più di dosso. Ma che sintonia. Brava. La stessa cosa che ho detto io in quella trasmissione, che mi piace tanto, servizio pubblico, del mio amico Michele Santone. Santoro.
Santoro. Brava Cosetta, brava. Per me tu sei nel team. Ah, addirittura. La tua prima mansione. Sì. Te la do la mansione. Per spostare questo sgabello. Ma vabbè, non è avanti. Devi imparare le piccole cose. Sì, vabbè. Cioè, tu lo sposti qua, sì. Tu lo metti, c'è un segno. Sì, vabbè, ma... Non mi hanno fatto il segno. Ecco, è questo. Sì, questo va bene. Secondo me è il segno. Così. Grazie, adesso sei nel team, puoi andare. Va bene. Ti ringrazio. Sei nel team, ricordati. Una mansione veramente... Ti faccio spostare il tavolo. Sì, ecco. Adesso ci faccio vedere, perché è una cosa che ammazza questo paese, sì. Secondo me la burocrazia. Questo molti lo dicono, verissimo. Ora ci vuole che ci faccio vedere il mio urlo contro la burocrazia? Ma anche, no. Ce lo faccio vedere? Ce lo fa vedere, va bene. Sì. Il fisco, la burocrazia, lo statalismo sono un muro che va battuto, per l'imprenditore sono come una coltellata nella scapola. Vabbè, sì. L'ha riconosciuta questa canzone? Sì, certo. È The Wallera, no! La hit number con dei Pink... Giovanni Floris. Pink Floyd, non c'entra. Bello. Senti, l'ascolti bene perché no, puoi imparare qualcosa. Sono curioso di sentire. Sentiamo un po'. Senti. Sì. Sì. Lo sai che i Pink Floyd si drogavano? Vabbè, ma non importa, no? Non è. Lo sa che mettevano il parmigiano sul tonno? Ma non importa, no? Faccia sentire la canzone. Io mi spallo con l'odore del gasolio senza io. Vabbè, ma lo sappiamo, non importa, guardi lei. Lo sa perché i piccoli si drogavano? No, perché? Protestare contro il superbollo oltre i 185 kW. Non credo, Già mi costa un milione. Lo sa cos'è un 730? E certo. Io no. Sempre questo stato attaccato al troppo. Beh, guardi. E questo bellissimo. Era il nostro urlo.